Partenza nel segno della più genuina tradizione, allora tra musica e folklore. 14ª edizione del Giro d'Italia femminile 2003, dal sole della Campania, potremmo dire a stemperare ogni meritevole ardore agonistico, quando sarà la conclusione nell'acqua della laguna veneziana, in alto la Serenissima, attraverso 6 regioni, dal Tirreno all'Adriatico. Torna al saluto agli appassionati di ciclismo. Al mio fianco, per il commento a supporto tecnico, di nuovo l'onore e il piacere di avere il selezionatore della nazionale italiana su strada donne, naturalmente, Rosario Fina. Buongiorno Fina, ben ritrovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ricomincia l'avventura, proprio hai detto bene, a distanza di un anno. Saranno 9 tappe, un cronoprologo ieri notte a Grumonevano, alle porte di Napoli, questo centro del napoletano che ha accolto, ha abbracciato, festa di sport, un intero paese nelle strade a fare da corona alle 130 partenti nel segno delle più forti a livello nazionale ed internazionale. Faremo le carte a questa corsa un giorno dopo l'altro, 17 le squadre al via. Abbiamo detto cronoprologo in notturna, 2200 metri. Primo tempo l'ha messo lì una delle titolate alla via, la bielorussa Zinaida Zina Staguskaya, e poi le partenze che si sono succedute a distanza di 3 minuti l'una dall'altra. Davvero suggestive queste immagini nella notte di Grumonevano. Noi andremo poi a raccontare, sintesi per la regia di Gino Gotti, la prima tappa, quella di oggi, da Grumonevano a Guardia San Framondi, una delle frazioni più lunghe, 115 chilometri. Abbiamo detto un cronoprologo che stiamo seguendo, e 9 tappe attraverso 6 regioni per complessivi 888 chilometri. Costei è l'olandese Bertin Spiekerman, per esattezza, è sbagliata la grafica, Spiekerman, tutta la fatica ma anche tutta la gioia per questa atleta che a un certo momento aveva in mano il prologo. Tempo di 3.5.71, quasi a sfiorare la media dei 42 all'ora, e ad un certo momento salta il primato della bielorussa Staguskaya proprio in favore di questo pezzo d'atleta davvero ben costruito. E poi a conclusione di questa serata il presidente della Federazione Italiana Giancarlo Ceruti, che insieme ai figli di Raffaele Reccia, indimenticato vicepresidente della federazione recentemente scomparso, nella sua memoria tutta la serata, tutta questa festa di sport, e anche ricordando Pasquale Maisto, presidente della Lega Professionisti, tutti e due personaggi di Grumonevano. Ricordare poi la società ciclistica, la Costante Girardengo, fondata nel 1920, che ha sovrinteso un po' a tutta l'organizzazione in questa bella partenza, intanto in notturna. E queste sono immagini proprio di oggi, la prima tappa, dicevamo, da Grumonevano, 115 chilometri per arrivare attraverso 3 province, quella di Napoli, Caserta, sfiorare la Reggia proprio, e Benevento, a Guardia San Framondi. Strambo giro questo, Rosario, e dico strambo e poi è merito che va a chi l'ha pensato e chi l'ha disegnato. Si è voluto partire subito forte, ci saranno montagne in queste, comunque altimetrie importanti in queste prime 3 tappe, e poi ci sarà da controllare la corsa verso la cronometro proprio di Venezia, nel cuore della città d'arte, di una delle città più belle del mondo. Prestigioso, prestigioso accoronamento, prestigiosa conclusione per la corsa donne 2003. Eccoci qua, ultime pedalate per Rasa Poli Chievi-Ciute, una delle due gemelle, braccio in alto ed è vittoria, colpo di mano davvero, e vantaggio che aspettiamo di quantificare a 42 secondi le prime con sua sorella Yolanda al secondo posto a 47 secondi, Edita Pucinskaite stesso tempo 47 secondi, poi subito dietro Nicole Brandley a 49, dicevamo Juanes Omariba, poi l'australiana Wood a 53 e ancora a 1.03. Sabato Sport, sono le 18.14, il momento del Tour de France con il cronoprologo parigino di 6 km e mezzo. Dopo la sigla, la linea ai nostri inviati a Parigi.